Amici di Atti Sport 24, bentornati in nuova puntata di 2 metri là, pallanuoto vista da vicino. Andiamo oggi in casa di una neopromossa terribile del girone sud della Serie 2, la Rarinantes Auditore Crotone. Per parlare della compagine calabrese c'è con noi l'attaccante mancino del set allenato da Mister Checco Arcuri, Matteo Chiodo. Ciao Matteo, benvenuto, grazie di aver accettato il nostro invito. Ciao Andrea, grazie a te per l'invito, assolutamente. Buonasera a tutti. Matteo, io inizio la nostra chiacchierata chiedendoti: si parte? È finalmente il momento di entrare in acqua per partite ufficiali? Si gioca per qualcosa? E si comincia a capire, è una battuta che ho usato spesso in questa settimana, il perché di quelle interminabili sedute di nuoto fatte all'inizio dell'anno, per le quali ogni atleta dice questo, nel suo inconscio dice all'allenatore: tu che cosa vuoi da me? Che torneo sarà il girone sud della Serie 2 2023-2024? Allora, sicuramente sarà un campionato ostico, equilibrato, ci sono tante compagini con nomi importanti, molte altre con squadre affiatate, quindi quello che noi ci aspettiamo sicuramente è che ogni partita sarà combattuta fino all'ultimo. E ovviamente dovremmo dare il massimo per emergere e mantenere le aspettative di quello che ovviamente è la squadra. Certo, anche perché lo vedremo tra un po'. C'è voglia di scrivere una pagina, un'altra pagina importante dopo il ritorno in A2 e di fare in modo che questo ritorno non sia passeggero. Allora ti chiedo proprio: quali sono le ambizioni con cui la Rarinantes Auditore si presenta ai nastri di partenza di questa nuova annata? Prima di tutto, assolutamente, è trovare un equilibrio durante il campionato. Prima ancora di parlare della classifica, forse, cercheremo di dare continuità in acqua e di noi più giovani di seguire quelli che sono i veterani della squadra. E loro avranno il compito proprio di trasportarci e indurci quella tranquillità e quella sicurezza, durante il percorso di questo campionato. Poi ovviamente più le partite andranno avanti, più il campionato si farà, arriveremo al clou del campionato, a quel punto si potrà parlare di vere e proprie ambizioni. Sei tornato a casa dopo esperienza nel girone nord con la calottina dell'Antenore Plebiscito Padova. Ti chiedo come nasce questa scelta, da cosa è stata ispirata? Allora, dopo varie telefonate con Checco, la scelta principale secondo me deriva dalla loro intraprendenza. Parlo loro, intendendo sia Checco che il fratello, il presidente Vincenzo. Insomma, hanno creato un progetto che per la città e per la squadra è qualcosa di formidabile. Quindi avere questi nomi, di vestire la calottina propria della propria città, quella che diciamo mi ha sfornato, insomma, non c'è cosa più bella, quindi ecco, nasce da questo. Dall'unione della città della propria città e della squadra del cuore e poi dai nomi e dalle ambizioni dei due fratelli. Insomma, volevi essere protagonista anche tu di un progetto che si prospetta decisamente ambizioso ed importante. Sì, esattamente, esattamente. Quanto tempo servirà? Lo hai detto tu prima, dobbiamo trovare un equilibrio dove ci serve amalgamarci e poi cominciamo a parlare di classifica e di tutto il resto, perché Esattamente, sì. non è un particolare decorativo. Allora ti chiedo quanto tempo servirà per amalgamare un organico profondamente rinnovato e nel quale ci sono due anime: il gruppo dei senatori, degli esperti, la leggenda Giacoppo su tutti e il gruppo dei più giovani. Allora, quanto tempo? A parere mio ci siamo già ben amalgamati e siamo già squadra. Abbiamo fatto due common training con il Nuoto Catania di Serie 1, sono andati abbastanza bene, abbiamo dato delle belle risposte in acqua, gli allenamenti procedono molto bene, quindi a parere mio il gruppo si è già creato. Ovviamente bisogna poi trasformare questo gruppo, questi common training, possiamo dire, dobbiamo trasformarli poi a quelle che sono le partite del sabato, sono quelle che contano, in fin dei conti. Possiamo dire che tu sei uno di quelli che la 2 negli ultimi anni l'ha calcata spesso e volentieri. Cosa senti di dire a qualche compagno che
affronta questa categoria per la prima volta? Allora, quello che mi sento di dire assolutamente è di seguire il più possibile, cosa che farò indubbiamente anche io, di seguire il più possibile i consigli dei più grandi. Abbiamo nomi importanti, come abbiamo già detto, vabbè, Massimo è primo fra tutti, ma abbiamo anche Federico, che sono due giocatori che hanno cavalcato la pallanuoto sia italiana ma anche a livello di club a livelli altissimi, livelli che ogni giocatore di pallanuoto penso che sogni, ma abbiamo anche altri dietro loro, ma dietro per modo di dire, i vari Privitera, Caliogna, Spadafora, quindi quello che mi sento di dire è il più possibile seguire i consigli di questi veterani appunto, perché da loro si può apprendere anche semplicemente come fare una bracciata a stile perché la fanno in un modo particolare. Quindi Certo. questo è il mio avviso principale. All'esordio c'è subito un banco di prova di quelli belli tosti, la trasferta di Roma contro l'Olympic. Che partita ci aspettiamo? Una partita a parere mio tirata, loro sono una compagine sicuramente molto, molto preparata, come secondo me sarà poi ovviamente ogni partita, sarà sicuramente ostico il campo perché il fuori italico ha sempre quel suo magico perché, e in più loro secondo me sono una squadra molto preparata, vengono da un campionato di Serie 2 già lo scorso anno ottimo, proveranno sicuramente a ripetersi o addirittura a fare meglio. Certo. Chiudiamo con un'ultima battuta. Secondo te dove si può decidere questo match tra due squadre che comunque vogliono recitare un ruolo da protagonista? Si vedrà tutto il quarto tempo, secondo me, si arriverà fino alla fine. Quindi pronostichi una partita da punto a punto che potrebbe decidersi anche sugli episodi? Esattamente, sì. Sarà secondo me deciso soprattutto sugli episodi. Bisognerà essere bravi in tutto, diciamo, e non tralasciare nessun minimo dettaglio, perché a questi livelli, diciamo, quindi con queste compagini, sono proprio i dettagli che fanno la differenza. Va bene, siamo così al termine di questa chiacchierata. Io ringrazio Matteo Chiodo per essere intervenuto e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Matteo, grazie mille. Grazie a te Andrea, ciao a tutti.